Monte Cristina, che è una villa storica del fine del 1700, che era la residenza estiva, diciamo, della regina Cristina di Savoia. Ha una storia che rappresenta in qualche modo anche, come dire, una parte del nostro orgoglio di essere sardi, perché testimonia il fatto che abbiamo partecipato attivamente alla nascita dell'Italia unita come la conosciamo noi oggi. E siamo qui per parlare di cucina, la nostra maniera. La cucina è sicuramente tradizione, i sensi, tutti, e il fatto di tramandare il sapere che nel caso specifico della cucina sarda esiste scritto in età molto recente, perché la cucina sarda, in modo particolare anche rispetto alle cucine regionali del resto dell'Italia, ha sicuramente una storia molto più antica, perché si parla, cioè, i primi riscontri ritrovati negli scavi archeologici partono dall'età nuragica, e sicuramente rispetto ad altre culture del resto d'Italia era allora più evoluta. Le prime notizie riguardo, diciamo, la cucina sarda forse si possono avere 400 anni prima di Cristo, dal momento in cui i romani arrivarono in Sardegna per conquistarla e quindi in ogni caso entrarono in contatto con quello che c'era, e probabilmente da quel momento in poi hanno subito, sicuramente la cucina romana, un'influenza, perché è abbastanza naturale. Qualche anno fa tu vai a New York e inizi a, oltre che studiavi già prima, a capire delle cose. Oggi cosa possiamo sintetizzare di tutto il tuo percorso di studi sulla cucina nuragica e non solo, sui cibi, sulle prime le prime volte che magari si faceva un piatto, magari 100 anni fa, se dovessi riavvolgere il nastro della memoria? Allora, la realtà che ho trovato lì, chiaramente negli Stati Uniti, in particolare a New York e in città metropoli come New York, che sono considerate, diciamo così, middle europee, la cucina italiana la fa da padrone, molto conosciuta e apprezzata, ovviamente per il nostro trascorso di migranti. Però la cucina sarda è tuttora poco rappresentata in quei luoghi. Come mai, secondo te? Ma perché la storia degli italiani in generale come migranti è fatta essenzialmente da campani, da siciliani, da calabresi, da pugliesi, mentre la storia sarda in particolare era rivolta su altre mete, più dell'America Latina, quindi Argentina, molti a Buenos Aires, cioè si hanno notizie che sono quasi delle leggende, addirittura di Perón che fosse di origine sarda, ma prendiamole come leggende. Le popolazioni sarde già dall'età nuragica hanno imparato a sfruttare quello che il territorio gli dava fondamentalmente. E poi è diventata una cosa culturale. Tuttora noi in Sardegna comunque siamo, diciamo, la più grossa risorsa per quanto riguarda l'allevamento di pecore, direi quasi a livello europeo, perché sappiamo tutti che il maggior numero di capi ovini sta in Sardegna. Siamo i primi per quanto riguarda la filiera di produzione del pecorino sardo e romano, ma insomma, questa dicitura sappiamo tutti ormai per quale motivo. Definire la cucina sarda povera ha un'accezione positiva, non negativa? Ma sicuramente, ma lo è di qualsiasi cucina. Allora, la cucina della tradizione italiana in genere nasce come cucina povera,
L'esempio calzante che poi riporteremo, diciamo, a quella sarda è quello della pizza. Era considerato il pane dei poveri. La pizza nasce come il pane che si faceva in casa ed era fritto, perché all'inizio soltanto le famiglie più facoltose avevano il forno a legna in casa. I nostri pani, che sono veramente antichi, che si rifanno a metodi di produzione, di fermentazione, quindi l'uso del lievito madre, eccetera, eccetera, si ritrovano in gran parte dell'area mediterranea. Cucina e turismo, la Sardegna riuscirà a vincere questa sfida, al di là di tanti problemi? Qua diventa una cosa molto complicata, perché nonostante il popolo sardo culturalmente è un popolo molto accogliente, quello che manca in realtà è la cultura imprenditoriale rivolta a questo settore, che non è legata esclusivamente a un problema sardo e nostro, è legata alla contingenza di vari fattori, tra cui, che ne so, fondamentalmente la scarsa valorizzazione dal punto di vista del mondo del lavoro, dei contratti, di chi lavora in questo settore, perché i professionisti, quelli preparati, che valgono e riconosciuti, togliamo i blasonati che... Togliamo Masterchef, insomma, dai. Che no, un blasonati, ma non solo, no, ma certo. Cioè, c'era prima Gualtiero Marchesi che era blasonato, ma non faceva trasmissioni, ma cioè tutti i grandi cuochi. Tolti questi, i professionisti hanno sempre faticato, ma cioè, hanno sempre teso ad andare all'estero, perché il mercato del lavoro, i contratti non prevedono il riconoscimento della professionalità in questo tipo di lavoro. La visione di un cuoco, di uno appassionato, di uno studioso come te, sulla Sardegna e sui percorsi enogastronomici, nel senso, come vedi tra 1, 2, 3 anni? Ormai i tempi sono stretti da questo punto di vista, però la tua visione sui percorsi enogastronomici della Sardegna qual è? La mia visione è quello di andare avanti su una strada che qua in Sardegna è iniziata, insomma, più di 10 anni fa e adesso va, non dico alla fine, però ha raggiunto una maturità bella importante, per cui il futuro tra l'altro in rapporto a questa situazione, che in un momento storico particolare stiamo vivendo, sì, perché la pandemia ci ha costretto a rapportarci con un modo diverso di fare divulgazione, che anche se può sembrare assurdo, il cibo prodotto, cucinato, eccetera, eccetera, è comunque un lavoro artigianale, perché alla fine il cuoco è un artigiano, mette mano al cibo e attraverso le sue sensibilità ed alchimia tira fuori una pietanza. C'è un bel aneddoto che dicevamo a telecamere spente su un falso luogo comune, no? Che i sardi vivono di pesce, invece non è proprio così. No, non è proprio così, perché tradizionalmente di fatto non è così. La nostra storia ci racconta che da lontano ci siamo sempre cibati essenzialmente di carne, di ovino, di maiale, poi all'origine chiaramente erano selvatici e poi ci siamo dedicati e abbiamo fatto, diciamo, un lavoro specializzandosi. Ma in realtà l'unica testimonianza riguardo a un popolo sardo è molto circoscritta, cioè che si occupa e ha portato avanti una cultura sulla pesca, e si riferisce solo alla laguna di Oristano, diciamo. Un piatto che rappresenta il 2021, secondo te, magari anche di buon auspicio? Bella domanda. Un piatto di buon auspicio. Elementi poveri per ripartire, oppure direttamente qualcosa di grandioso, perché alla fine tutti abbiamo voglia di riprenderci quel pezzettino di vita? Beh, secondo me
la panada, ma non quella che conosciamo qua della zona del Campidano, Elma, Sassemini, ma messi quella del centro del Logudoro, che tra Logudoro e Gallura, che è Oschi, la panada piccola, che ha dei riferimenti diversi. Innanzitutto è un'opera d'arte, cioè è bella da vedere, è un piatto poverissimo, fatto di pasta, strutto di maiale, nasceva con il ripieno della carne di agnello, perché erano anche lì allevatori, adesso ormai ci si mette di tutto, comunque nasce così, ed era una pietanza che veniva preparata, cotta e portata in giro nelle bisacce dai pastori, che se la portavano in giro perché in quanto cotta comunque durava del tempo. Il ripieno era conciato a salsiccia, quindi con gli aromi che in natura conservano, come l'aglio, il sale, il pepe. Questo è il piatto del 2021? Secondo me sì. Ecco qua i nostri malloreddus alla campidanese, in un bel tagliere di legno. Adesso lo assaggiamo per vedere se siamo riusciti a fare una bella opera. Fantastici.